E invece del tuo Invece, lavoro, cioè di cosa ti occupi in io particolare? faccio elettronica e software da sempre, nel senso che boh, mio padre appunto riparava televisori, radio, insomma, anni 70, anni 80, e io ho imparato poi da lui. Per un po' di anni, già a cavallo della scuola, avevo riparato cose per gli amici, insomma, queste cose qua in giro per guadagnare qualche soldo. E poi siamo tenuti, come dire, aggiornati con i famosi due soci che sono diventati poi gli amici più cari dei tempi, e anche loro condividevano, boh, più che altro la passione, come qualcuno che mi ha chiesto i consigli per i giovani, gli ho detto, la passione più che altro era quella di voler sempre imparare qualsiasi cosa, e non fermarsi mai, no? Per cui appunto ci scambiavamo le cose, uno che faceva meccanica, l'altro che faceva appunto io elettronica, computer, e boh. Poi arrivarono i primi computer, quindi boh, il Commodore, queste cose qua, e da lì poi in breve ho cominciato a lavorare sul serio. E per un po' di anni li abbiamo anche installati, venduti e tutto, che comunque era una cosa carina, poi insomma, erano altri tempi e ce n'era bisogno. E poi ho fatto dei gestionali, che non era proprio la cosa che mi piaceva di più, però vabbè, database vari comunque, e sono venuti abbastanza bene, insomma. E poi l'elettronica la facevo così, cioè la domotica era un vecchio sogno e alla fine nel 97 poi quando ho comprato la prima casa da solo l'abbiamo allestita con la tecnologia dei tempi per avere un po' tutto controllato da computer e poi dopo ancora e ancora. E diciamo negli ultimi 10, sì, 15 anni ho cercato di fare solo schede e software, cioè partendo da zero proprio, insomma, progettazione della scheda e scrittura del software per praticamente qualsiasi utilizzo, nel senso che comunque come con i microprocessori puoi fare di tutto e boh, Tu sei esperto in niente, sì. domotica, giusto? Ah sì, diciamo di sì, alla fine la domotica non ci ho guadagnato una lira, nel senso che abbiamo avuto questi famosi clienti del cavolo, il Chiro Merdoso famoso, oppure altri pochi, e vabbè, non siamo stati abbastanza famosi, e boh, però io ho le prove, quando qualcuno me lo chiede di idee che sono state create 5, 10, 15 anni prima di Alexa e dintorni, no? E che ancora adesso, forse in certi casi, alcune cosine sono ancora pensate meglio, però vabbè. E la domotica, boh, era proprio un sogno, cioè mi ricordo dei tempi del Commodore, quando tutto era proprio di là da venire, l'idea di accendere la luce con il mouse, no? Era un po' proprio un'ispirazione. E poi infatti sì, ci siamo arrivati. E home automation, building automation, se vogliamo, insomma, un po' tutto, poi quello che poteva essere un controllo remoto, così. Negli ultimi 10 anni, appunto, questo settore della domotica, diciamo che c'è molta più domanda. Questo ha influenzato nel tuo lavoro? No, nel senso che appunto alla fine ho continuato a fare schede per usi custom, in particolare poi fino agli ultimi anni, cioè fino a 2 anni fa, con una ditta di Torino, con cui ho lavorato 17 anni, famoso numero fatidico che ritorno sempre, con il famoso mio libro che ci tengo sempre così. E quindi praticamente facevamo dispositivi. Il problema dell'elettronica, come al solito, è che da quando, comunque già da prima, vabbè, comunque da quando il mercato è aperto ai cinesi, qualsiasi cosa tu puoi pensare, loro la copiano, comunque la fanno a un prezzo delle patate perché ne vendono 1 miliardo e quindi tu sei automaticamente fuori. Per cui l'idea è che o la fai migliore, però anche se la fai migliore, comunque a malapena rientri, insomma, diciamo, delle ore che ci hai speso, a meno che non lo fai per hobby, vabbè, che un po' era comunque il mio sogno, infatti, più o meno come sto facendo negli ultimissimi tempi, o altrimenti devi fare delle cose di nicchia, magari un po' speciali, che insomma non si trovano dal cinese di turno, e quindi noi facevamo quelle cose lì, per cui si riusciva a farsi pagare, insomma, un prezzo decente, e boh. Però si parla di tastiere, macine a caffè intelligenti, questa è una delle ultime cose, macchinari industriali più o meno controllati con motori. Robotica non l'ho toccata molto con mano, però diciamo che comunque sì, sarei in grado di, ho fatto giusto solo qualcosina, perché insomma l'ambito è sempre quello. E controlli vari, sonde, sì, misuratori, logger di un po' qualsiasi tipo di grandezza, ma che può essere la pioggia, la temperatura, la corrente. Sì, insomma, immaginati più o meno qualunque dispositivo, ecco. E negli ultimi 10 anni, boh, poi appunto l'arrivo insomma di Google o di Alexa e dintorni, boh, appunto, un po' mi ha fatto sorridere perché sono fatto di dare gli ordini, io l'avevo sempre trovato una cosa controproducente, ci cioè, avevamo provato già all'inizio, fine anni 90, poi anche negli anni 2000, all'idea di avere i microfoni per casa e tutto, però io pensavo che se tu dovevi parlare con la macchina per farti accendere la luce era una cosa stupida, era più intelligente se la macchina in qualche maniera ti seguiva con i sensori comunque di presenza o aveva comunque delle fasce orarie, tu avevi programmato degli automatismi che andavano bene per te, poi alla fine ho sempre vissuto da solo, grazie alla gentaglia che ho trovato, diciamo così, però comunque anche in 2 o 3 con quella cosa si poteva fare in maniera che fosse automatica al punto tale che tu non dovevi parlare con una macchina, ecco. Poi adesso fa anche un po' sorridere, certo, il fatto di Alexa che ti risponde è divertente, ecco, però io quello proprio l'avrei messo per ultimo a livello di domotica, e boh.